La stagione si sta concludendo e l'Inter ha continuato a far collezione di coppe. Lautaro doppietta è stato decisivo e ora l'Inter sarà impegnata contro l'Atalanta per la corsa Champions. Squalificato Gagliardini, la squadra di Gasperini forse con Lookman. Nel posticipo Juventus-Milan, con quale spirito giocheranno i bianconeri penalizzati e privi di parecchi titolari? Allegri in bilico, si parla di Motta e Tudor. Il Milan difenderà il quarto posto quasi al completo. La Roma, ancora rimaneggiata sul campo della Fiorentina, sconfitta in Coppa Italia. Giallorossi in corsa per la Champions. Il Napoli, campione, a Bologna andrà a caccia di record. Azzurri senza Elmas, rossoblù privi di Orsolini. La Lazio, qualificata per la Champions, affronterà la retrocessa cremonese. Per l'ottavo posto in lotta il Monza senza Caldirola contro il pericolante Lecce. Il Torino sarà alla Spezia. Anticipi senza grandi patemi Salernitana-Udinese e Sampdoria-Sassuolo. Si cerca di salvare la società blu cerchiata dal fallimento. Nella lotta per la salvezza, giornata cruciale. Il Verona impegnato in casa contro Empoli senza Parisi e Bandinelli. Lo Spezia recupererà Amiens e cercherà punti salvezza contro il Torino. E adesso aspettiamo i verdetti decisivi in attesa delle finali europee.